Io vedendo solo il servizio l'ho detto, questo è un Liccardo 2.0, ma ha confermato con lui, ha detto ma chiunque avrebbe pensato una cosa del genere. Vabbè, c'è la cartellina. C'aveva la cartellina. Però poi guardando mo adesso la... Vabbè, c'è la cartellina. Eccoci qua, buonasera a tutti, benvenuti nella nostra classica live del giovedì. Sapete che le live sono di martedì e di giovedì sulla piattaforma Viola, innominabile. Buonasera a tutti, benvenuti. Ciao, ciao a tutti, ciao Angus, ciao Zio Trap, grazie mille per l'iscrizione. Allora, come state? Spero bene, spero che questa settimana di Ferragosto siate in ferie e vi state divertendo. Era la settimana di Ferragosto? No, era quella scorsa. Beh, sarete certamente ancora in ferie, visto la quantità di infetti che ci sono stati oggi, la dice lunga sul numero di persone che ci sono intorno in questi giorni. Avete visto come è ricresciuto il Covid? Una botta, 800 e passa. Non va per niente bene, sarà un vero disastro. E comunque bene, sono molto contento che abbiamo ripreso a fare le live del martedì e del giovedì. Spero che la live della settimana scorsa vi sia piaciuta. Questa sera avevo provato a cambiare postazione perché sono andato a recuperare una poltrona carina. Adesso ve la mostro anche, che dovrebbe vedersi qua in fondo. Eccola là, vedete? Quella bella poltrona rossa che c'è laggiù. Sono andato a recuperarla da una persona che la buttava via, l'aveva messa su un gruppo e la buttava via. Bellissima. Ho detto faccio una bella live, cambio postazione, ma non riuscivo a trovare un assetto. Grazie per l'iscrizione, grazie mille. Ricordo a tutti voi nuovi e vecchi che se avete Amazon Prime potete iscrivervi abbonarvi al canale gratuitamente. E chi lo ha fatto in passato può rinnovare di mese in mese sempre gratuitamente e mi aiuta ad andare avanti. Dunque, ecco, Davide dice con la psicosi Covid, altro che ferie. Avete visto, molto kubrickiana la poltrona. La buttavano, tra l'altro è di una qualità, di una fattura pregevole. La buttavano via, ho portato a casa quella poltrona e quattro belle sedie per mio fratello che sta cambiando casa e aveva bisogno delle sedie, molto belle. E si trova sempre qualcosa di gratis, è incredibile. Allora ragazzi, cari, tra l'altro oggi seconda puntata dell'Estate Povera, giorno 2. Ti ringrazio per l'emoticon, grazie mille, ringraziamo Pier per l'emoticon. Allora, oggi è anche seconda puntata dell'Estate Povera, se siete soliti stare su Twitch e non venire su YouTube ci saranno 30 puntate della mia estate di vagabondaggio in giro per le montagne e oggi è stata la seconda puntata, ce ne saranno uno un giorno sì, uno un giorno no, almeno fino a metà barra fine ottobre, quindi c'è tanto da vedere. Benissimo, questa sera parliamo di... Sì, sono abbronzato, Stefano, sì, sono abbronzato, sono stato molto in montagna, un mese in montagna, quindi mi sono molto abbronzato, ti ringrazio. Allora, quindi grazie Pier per l'abbonamento con Twitch Prime, grazie mille, fa molto piacere. Su suggerimento di qualcuno che non ricordo e che si alza la manina in chat, lo ringrazio tanto perché non mi ricordo, ho pensato di informarmi, negli ultimi 2 giorni sulle carte... quelle che vengono definite le carte di credito revolving, che io sinceramente non avevo mai sentito e che ho scoperto essere in circolo da alcuni anni, diciamo, almeno 5, 4, 5 anni. E ho detto, se me l'hanno segnalata, se qualcuno me l'ha segnalata, io, tu Davide l'hai segnalato? Grazie Davide, allora. Grazie mille, è stata un'ottima segnalazione. Mi sono fatto una cultura su questo argomento e ho detto ne parliamo perché è importante fare un po' di formazione, dare un po' di consapevolezza su queste carte, visto che sono degli strumenti, chiamiamoli così, che la banca, ma anche vari istituti finanziari, quindi tutte quelle società che sono in qualche modo, hanno la possibilità, ecco, di emettere del credito, quindi dare del credito alle persone. Cioè prestare denaro, si intende. E,
E quindi ho pensato, mi informo bene e ne parlo. E siccome è uno strumento molto diffuso, ho letto che ci sono attualmente più di 3 milioni di italiani che le utilizzano e che le hanno, ho pensato, ma davvero c'è così tanta gente che si è fatta, tra virgolette, fregare dalle banche o da un istituto finanziario prendendo questa sorta di carta di credito che, vedrete adesso, non è per niente conveniente, anzi io la reputo una vera e propria truffa. E mi domando dove siano le istituzioni, dove sia lo Stato in questi momenti, che dovrebbe vigilare su qualcosa che praticamente è un'usura. È un'usura legalizzata, ma non bruciamo le tappe. Partirei con una bella frase che ho trovato mentre. Scusate, Crivolf, se hai Amazon Prime per abbonarti, guarda qua sotto, ho scritto due o tre righe per abbonarti. Comunque, converti il tuo abbonamento in Twitch Prime, che non cambia niente, rimane sempre anche Amazon Prime, e poi ti puoi cliccare sul bottone abbonati. Qua sotto ho scritto un paio di righe su come si fa, si scorre in basso mentre io blatero. Non bruciamo le tappe, dicevo, perché oggi, anzi ieri, ho letto una bellissima frase sulle carte di credito revolving. Ecco, e che voglio leggervi, che è bellissima, me la sono appuntata qua, che dice questo, dice: se proprio vuoi spararti un colpo in testa e sei indeciso su quale pistola usare, allora ecco per te una lista comparativa con le migliori carte revolving. Perché cercavo delle informazioni, ho trovato un sito che le compara. Come a dire, davvero, davvero se vuoi scegliere questa forma di suicidio, allora non hai che l'imbarazzo della scelta, ecco. Come funzionano queste cose? Come funzionano queste carte? Sono delle normalissime carte di credito che la banca ti propone, la banca o un istituto di credito te le propone, scusate, leggevo un commento, te le propone e te le propone in due momenti, ecco, particolari. In un momento probabilmente di bisogno, tu vai alla banca a chiedere un prestito per fare qualcosa, quindi la banca ti propone questo strumento, oppure in altri momenti estemporanei per cercare di fare cassa, perché ricordiamoci sempre che nonostante noi vediamo le banche come delle grandi istituzioni solide e anche in qualche modo hanno molta credibilità, ecco, crediamo che siano molto serie, che siano dalla parte del cittadino sempre e comunque, in realtà non è così. Lo scopo delle banche è sostanzialmente quello di fare più soldi possibili dai soldi della gente, perché non so se conoscete un po' il meccanismo di come funzionano le banche, ma le banche prendono i soldi dalla gente che li deposita, li utilizzano per darli in prestito ad altra gente, lasciamo perdere poi gli altri flussi di denaro che hanno attraverso i metodi di finanziamento interno, ok? Prendono i soldi della gente, li danno in prestito ad altra gente e si tengono una bella fetta. Quindi fanno i soldi dal niente praticamente le banche, e in generale gli istituti finanziari. E quindi sono sempre lì che cercano di inventarsi un modo nuovo per cercare di fare più soldi possibili. E quale modo migliore se non inventarsi una carta di debito in questo caso, per il cittadino ovviamente, che faccia apparire la spesa che tu hai molto bassa. Ma in realtà dietro le quinte ti arrivano delle salassate mondiali che ti fanno spendere cifre poi enormi se guardate nel tempo, nel lungo periodo, no? Le carte di credito revolving sono esattamente questo. Mi fermo lì con qualche commento, perché prima ho letto un commento che mi ha fatto un po' sorridere di... Dov'è? Eccolo qua, di Meusina che dice: io ne ho una da 10 anni, prima Barclay, poi diventata Compass, un salasso di 70 € che pago nel rimborso 30. Cioè, vuol dire che tutte le volte che tu paghi 70 € poi la banca ti chiede indietro 30 € di quei 70 che hai pagato, che comunque li hai pagati e ti rimettono in conto e sono soldi che poi dovrai restituire, ma 30 in più, quindi siamo a cifre assurde. E uno gli ha scritto TVlandia, gli ha scritto e te ne vanti pure? Ha scritto no, non me ne vanto, ha risposto Meusina, me ne dispero. Grazie mille MBM67 per l'iscrizione con Twitch Prime, un abbraccio grande, ti ringrazio tantissimo. Ciao Dr. Cobra, benvenuto. Grazie anche Kirwolf Fox.
CreeWolfFox per l'iscrizione con Twitch Prime, ti ringrazio tantissimo, e anche grazie a Ballo per l'iscrizione. Allora, dicevo, no? Quindi la banca ti propone questa bella card, che se, non lo so, può essere una carta di credito di qualsiasi tipo. Adesso questo è vi mostro questa immaginina. Funziona il browser? Sì, ecco, non è così ovviamente, però sono delle carte di credito. Sì, esiste un sito che si chiama Wikiprestiti, ci sono rimasto male, perché semplicemente cercavo le informazioni. Ok, si presenta come una carta di credito normalissima, e questo è un artefatto, ecco, diciamo, e vi viene data e vi viene detto. Con questa carta tu puoi avere un credito sostanzialmente illimitato, magari ti vengono caricati dalla banca quasi immediatamente, quindi c'è anche un tempo d'attesa bassissimo, 5.000, 2.000, anche 10.000 euro, non lo so, facciamo 5.000. E tu vai a pagare, utilizzi questa carta per pagare, quindi hai subito dei soldi liquidi, quindi questo qui viene venduto come vantaggio, in realtà adesso vedremo è uno svantaggio. Quindi tu ti senti, anche se non hai potere d'acquisto, anche se hai uno stipendio basso, anche se hai dei problemi finanziari, il che secondo me aggrava la cosa, adesso ne parliamo, ti senti di avere un certo potere di spesa, quindi vai a spendere e poi alla fine del mese devi reinserire, ti viene prelevato, ecco, diciamo, per riempire la carta molto poco rispetto a quello che poi dopo andrai a pagare, tipo un 3, un 4%, un 5%, una cosa così di quello che hai tirato fuori. E quindi ti sembra, di fatto ti sembra che te puoi spendere un sacco di soldi, la carta si riempie con un prelievo che ti viene fatto dal tuo stipendio, ad esempio, o dal conto corrente, molto basso. In realtà quel prelievo lì è basso in quel particolare momento, ma poi se lo consideri prolungato negli anni, finisci per fare la fine appunto della nostra amica o amico che scriveva prima, che si trova a dover pagare 30 euro su 70 che ne spende. Perché il trucchetto è questo, no? Far sembrare che riempiendo la carta con poco, tu c'hai sempre questo credito disponibile e quindi puoi spendere, 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 ma stai pagando come un grande signore. Sì, dice, cioè, diciamo che secondo anzi una indagine recente di Banca Italia, quindi neanche gli ultimi scemi sulla piazza, l'interesse medio che si deve pagare su quello che si spende varia tra il 15 e il 25%, quindi questo vuol dire che se voi spendete 100 euro vi vanno fuori, insomma, dai 15 euro fino ai 25 euro, e sono tantissimi su 100 euro. Ditemi se questa non è un'usura legalizzata, questa cosa qua, no? La cosa più grave di tutte è che queste carte vengono di solito proposte a persone che si recano in banca per chiedere dei soldi, dei prestiti, no? Le persone si recano in banca e chiedono di avere un prestito che magari è un prestito che gli serve per comprarsi l'automobile oppure che ha delle difficoltà, ma anche, sapete, è molto diffuso in Italia fare debiti per andare in vacanza, ad esempio, o comprarsi delle cose, cellulari molto costosi, eccetera. E quindi persone che si trovano già in difficoltà finanziarie, gli istituti finanziari propongono questa sorta di meccanismo che però di fatto fa indebitare ancora di più le persone. Ridevo prima perché su questo famoso Wiki Prestiti, che adesso ve lo mostro, eccolo qua, questo famoso Wiki Prestiti, c'è scritto definizione costo delle carte revolving, va bene, vantaggi e svantaggi. Allora, il principale vantaggio è avere una linea di credito utilizzabile in qualsiasi momento, senza il bisogno di dover ricorrere di nuovo alla pratica di finanziamento. Cioè, cosa vuol dire? Che sostanzialmente tu, e mi viene da ridere a chiamarlo vantaggio questo, sostanzialmente tu hai una sorta di credito infinito, cioè soldi che continuano ad esserci anche se li spendi, perché questa carta si continua a riempire finché tu continui a pagare gli interessi, no? E quindi non è che esiste un tetto limite per cui a un certo punto ti sei fumato questi 5.000 euro, 2.000 euro in maniera sconsiderata e quindi ti salvi almeno perché hai toccato il fondo, no? Almeno perché avevi questo stop loss, chiamiamolo finale, dove tu basta, non hai più soldi e
pagherai un sacco di rate, un sacco di una percentuale altissima di interessi dopo, ma almeno ti sei fermato, no? Lì non ti puoi nemmeno fermare, no? E mi fa ridere questa cosa che la considerano un vantaggio, perché sarebbe un vantaggio se il tasso di interesse che ti applicano fosse l'1%, lo 0,5%, non so, una cosa sostenibile, ma dal 15 al 25%, e ripeto, sono dati di Banca Italia. È praticamente, significa praticamente indebitarsi ancora di più, cioè significa inguaiarsi maggiormente, rendere la propria situazione ancora più pericolosa, ancora più drammatica di quello che non fosse in precedenza, no? Lo svantaggio più evidente, viene scritto, è l'alto tasso di interesse. No, perché no, più alto che quelli del prestito personale e del fido bancario. Quindi addirittura se si fa un buon vecchio fido bancario è ancora meglio. Ma no, perché ovviamente noi viviamo nell'epoca del consumismo, le persone sono abituate a spendere senza porsi delle domande, ma senza nemmeno porsi dei limiti, e poi arrivare a fine mese con l'acqua alla gola, e queste carte fanno arrivare a fine mese che sei praticamente immerso al centro dell'oceano, no? Ancora peggio. Mi viene da ridere, però è molto drammatica questa cosa. Leggo qualche commento. A fronte, dunque. Buonasera, buonasera a tutti quelli che sono arrivati nel frattempo mentre blateravo. A fronte di un prestito, molte volte vengono regalate queste carte. Dice MBMB 67. Queste carte perché non sembra di spendere come tutte le carte. La logica è quella di semplificare la vita al cliente in modo da portarlo a usare questi strumenti. Inconsciamente per il cliente sembra di avere questi soldi, ma sono molto care perché ci paghi tutti gli interessi fuori di testa, perché ragazzi, dal 15 al 25%, voglio dire, è davvero una cosa da usura, da galera. Mi domando dove sia lo Stato, dove sia il governo in questi momenti in cui deve tutelare i cittadini, dove devono tutelare i cittadini, no? Leggo qualche commento. Già Settimo, benvenuto. Già Settimo, un fondatore, perché è stato uno dei primi, anzi, è stato il primo subscribers del canale. Credo che la soluzione preferibile, almeno io ho scelto questa strada, è richiedere alla banca la sola carta di debito. Ha la funzione bancomat, ma permette anche gli acquisti online, con il vantaggio non solo di pagare tutto e subito e in una rate, ma i soldi spesi ti vengono sottratti immediatamente, come avviene con le carte ricaricabili. Almeno hai un controllo, con questa sorta di carta almeno hai un controllo. Infatti, un'altra questione interessante, e che c'è scritta qua su Wiki Investimenti, che l'ho visto oggi, è questa, cioè non ci sono, vedete, il costo delle carte revolving, il tasso di interesse reale delle carte revolving è generalmente più alto rispetto ad altri tipi di finanziamento. In primo luogo va considerato il TAEG, che di media si gira intorno al 15-20%, è stato anche ottimista, consulta la nostra tabella, bla bla bla. Bisogna inoltre tenere conto degli eventuali costi aggiuntivi, perché non ci sono solo questa percentuale qua, spese per la quota associativa annuale, cioè ci danno questa carta che magari te la regalano sul momento, però poi annualmente ha un costo di mantenimento, spese per l'invio dell'estratto conto, commissioni per il prelievo bancomat, commissioni di rifornimento carburante, perché tu vai a fare il carburante perché non c'hai soldi, hai dato questa carta perché hai bisogno di un finanziamento, vai a fare il pieno, ti costa 50 euro il pieno e ci paghi sopra dal 15 al 25% e in più un'altra percentuale ancora, quindi alla fine quel pieno di 50 euro ti è costato magari 90 euro, 80 euro, no? Però questa cosa è completamente nascosta, nel senso che sì, nel contratto che firmi c'è scritto tutto perfettamente, in una lingua spesso incomprensibile, tra l'altro, ma c'è scritto tutto, quindi figuriamoci se loro non si mettono ai ripari da questo punto di vista legale, ma poi dopo, dal punto di vista pratico, la persona non sente di avere queste spese e poi naturalmente si ritrova inguaiata perché questa cosa incentiva il consumismo, che è il problema numero uno per quanto riguarda appunto il fatto poi di ritrovarsi senza soldi a fine mese. E leggo qualche commento. Allora, colgo l'occasione del messaggio di Tivulandia per spiegare una cosa, no? Se aveste studiato matematica, dice, a scuola, certe cose le capireste e non vi fregherebbero, solo i polli vengono spennati. È vero, però bisogna anche rendersi conto che purtroppo nella vita le persone sono quasi sempre delle vittime del sistema, no? Grazie mille, una sul web per l'iscrizione.
nel senso che ci sono persone che magari hanno delle enormi, oppure amano anche la matematica e quindi la conoscono, l'hanno studiata, conoscono la statistica, quindi non giocherebbero mai ad esempio all'otto o Supernalotto perché sanno che si può solo perdere, o la gratta vince, eccetera. Ci sono persone che magari tutta quella branca dello studio, ecco, non le, a queste persone non interessa molto e magari fanno studi umanistici che sono altrettanto importanti, altrettanto interessanti, e però le portano purtroppo ad essere ignoranti in questa tematica. Grazie Zarina per l'iscrizione. E il che non è un male. Ognuno di noi ha scoperto su certi fronti, chi lo è sul fronte matematico, chi lo è sul fronte umano, chi lo è sul fronte empatico, chi lo è, non lo so, no? Del carattere, eccetera. Il sistema è molto bravo a fare leva sulle mancanze che le persone hanno e si guarda bene dal dare alle persone un'istruzione che sia completa a 360 gradi da questo punto di vista, perché avere un popolo che gioca al lotto, avere un popolo che si fa fregare in questo modo, avere un popolo che è sostanzialmente ignorante in varie forme, ok? Ma senza dare un termine, un'accezione negativa o accusatoria a questo termine, perché tutti siamo ignoranti in qualcosa, ovviamente. Questa cosa fa molto comodo a chi muove i fili in qualche modo, o a chi ha grossi interessi in gioco, perché si può mettere in campo fregature come questa. Questa è una vera e propria fregatura, non è che ha un altro nome, ok? È proprio una vera e propria truffa, perché si nasconde, si basa tutto quello che in qualche modo è basato e fa leva sulle debolezze dell'uomo, può essere tranquillamente considerata una truffa, no? E quindi da questo punto di vista io credo che le persone vadano, come dire, aiutate, no? A comprendere. Certo che c'è un problema di conoscenza, di ignoranza di fondo, però bisogna vedere alle persone, ma noi compresi, a tutti noi compresi, come delle vittime delle cose e che quindi se sono state fregate, se sono fatte fregare, cavolo, non è solo per colpa loro, è anche in gran parte colpa di un sistema che non vede l'ora di fregare le persone, che mette in campo continuamente metodi per fregare i soldi, la vita anche alla gente, ok? Quindi mi pongo in questo modo, ci tenevo a dirlo. Mimo dice, le usano i giocatori d'azzardo quando hanno finito tutti i crediti. MVM 67 dice: il primo tranello è dare un prestito a tasso zero, si regala poi la carta, inconsciamente il cliente pensa che sia sempre a zero, invece non lo è. Ditemi se non è una truffa questa cosa. Il governo vuole far imporre la gente medio, vuole far, scusate, impiccare la gente medio povera per alienare, sono cieco stasera, per alienarsi al sistema, allinearsi al sistema consumistico, arriva a vendersi la dignità. Sono perfettamente d'accordo. E quindi capite, no, che queste carte di credito revolving, che per me è scandaloso che vengano proposte, sono uno strumento assolutamente da evitare. Leggevo che in America, siccome cioè si utilizzano da molto tempo e sapete che gli americani sono molto propensi a indebitarsi tanto e hanno un livello di consumismo che non so se sarà il doppio se non il triplo rispetto al nostro, visto che si alimentano di stupidaggini in generale, ed è lì che è il movimento FIRE, tra l'altro, no? Che è la semplicità volontaria con un altro nome che utilizzano oltreoceano, può essere estremamente incisivo per loro e fa smerdere tantissimo. In America leggevo che si utilizzano da molti anni e mediamente le persone che utilizzano queste carte sono indebitate negli anni, si sono indebitate per qualcosa come 50.000 dollari. Non so in che lasso di tempo si intendesse questa cosa, però se mediamente sono indebitate per 50.000 dollari, vuol dire che insomma stiamo ben freschi. Poi loro hanno stipendi più alti perché il sistema di tassazione è differente, sapete, no? Si paga molto la sanità, si paga molto certi servizi, quindi non sono i nostri 50.000 euro, no? Magari sono la metà, no? Come valore assoluto intendo. E quindi, però, di solito gli Stati Uniti, siccome sono un po' in anticipo rispetto a noi per tutto quello che riguarda il consumismo, sono un ottimo banco di prova, sono un ottimo esempio, no? Quindi se questa strada,
continueremo a percorrerla, probabilmente la finaccia che stanno facendo loro, gli americani, da questo punto di vista, cioè indebitati fino alla morte, assolutamente incapaci di risparmiare, sarà il nostro destino, no? Allora, quello che mi domando appunto è, ripeto, dov'è il governo quando ci sono queste cose che servono, no? Dove sono gli interventi? Perché queste cose qua tutelano le persone, no? Intervenire su queste cose, evitare che si possano fare una legge per cui i tassi di interesse non possono essere nemmeno a livello proprio legale sopra un tot o cose del genere, un intervento di questo tipo sarebbe assolutamente necessario, no? Da questo punto di vista. Leggo qualche commento. È vero, Jessica Milo dice: il sistema non ci vuole far pensare, non ci dà il tempo di riflettere e informarci. Questa poi è una classica tecnica, no? Noi siamo, allora, all'interno del sistema noi siamo obbligati a fare, 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 correre, correre, correre e non riusciamo a riflettere sulle cose e ci prendiamo le fregature. E queste sono le tecniche che utilizzano anche i venditori, no? Sapete, chiunque vi voglia vendere qualcosa utilizza sempre o il metodo della fretta, e o in contemporanea il metodo della scarsità. Il metodo della fretta, non so, quello che quando state acquistando una casa, ad esempio un immobile, l'agente immobiliare continua a chiamarvi per dirvi: guarda, io ho un sacco di gente in fila che sta aspettando di comprare questa casa, o accetti l'offerta oppure ciao. Non è vero niente, non ha nessuna persona, cioè magari non ha nessuno di interessato, però si inventa questa cosa per metterti fretta e farti concludere l'affare. Tu non rifletti bene e magari, non sempre, ti prendi la fregatura. E il metodo della scarsità poi è l'altro metodo, no? Voglio dire, se una cosa è unica, ce l'hai solo tu, oppure se non ti muovi la perdi, che va di pari passo appunto con il metodo della fretta, anche in quel caso lì tu non vai in brodo di giuggiole, non capisci più niente, e firmi, decidi di sì, perché hai questa paura di perdere le cose, entri in questo panico, ecco, e ti fai fregare. Allora, leggo il messaggio di MBM 67. Sono carte carissime come interessi. A mio parere, la cosa più scandalosa è perché vengono usate, nel senso, ho pochi soldi e magari le uso per prendere l'ultimo mega cellulare o fare le vacanze super fighe da mettere su Instagram. Questa è la cosa più scandalosa, a mio parere. Si sfrutta il desiderio di non essere inferiore agli altri pur di non esserlo, le uso. Questa cosa qua è veramente incredibile, no? Cioè, è esattamente come hai descritto, no? Questo bisogno di apparire, di essere per forza come gli altri, di farsi per forza le vacanze strafighe, poi per poi postare su Instagram che sei stato nel tal albergo, nel tal, che ne so, resort, non lo so, per la cosa incredibile è poi per impressionare chi, se ci pensiamo, no? Per impressionare persone alle quali di noi di fatto non importa mai nulla. Se ci pensate, noi cerchiamo sempre di far colpo sulle persone sbagliate nella vita, no? Questo è un modo di impressionare gli altri che abbiamo, no? Attraverso l'uso del denaro, come spiegava MBM 67. E tra l'altro cerchiamo sempre di impressionare le persone sbagliate, perché lo postiamo sui social, quindi cerchiamo di impressionare di fatto più o meno sconosciuti, perché la maggior parte delle persone che abbiamo come amici su Facebook sono degli pseudo sconosciuti o ex amici d'infanzia o conoscenti a loro di noi non importa nulla, però noi vogliamo impressionarli, no? Vogliamo far vedere che siamo. E è come se ci importasse il parere di qualcuno che non sappiamo neanche chi è, che è una cosa assolutamente assurda se ci pensate. Oppure impressionare, non so, i colleghi di lavoro o il capo ufficio, non lo so, che sono a loro volta persone con cui siamo obbligati a stare, che non ci siamo scelti e che la maggior parte delle volte, se veramente potessimo scegliercele, le elimineremmo quasi tutte, no? dalla nostra giornata lavorativa. E quindi spendiamo un sacco di soldi, come dice MBM, ci indebitiamo tantissimo per poi cercare di impressionare, tra l'altro, le persone sbagliate. E questo capita perché noi abbiamo un bisogno di fondo di amore, no? Di essere amati dagli altri, di essere ben voluti dagli altri. Solo che confondiamo l'essere amati con l'essere invidiati o l'essere ammirati, no? Ma l'amore è un'altra cosa, no? L'amore invece è quello che ti danno
i genitori, che ti danno i figli, che ti danno i compagni, la moglie, il marito, insomma, i compagni della vita, chiunque si siano gli amici, quelli veri, quelli che due, tre che hai veramente su cui puoi contare. Quello è l'amore. E guarda caso, quelle persone lì sono le uniche che non hanno bisogno di essere impressionate, perché se ti sono stati, se ti sono accanto è perché tu hai qualcosa che non è il denaro, o non è come sei o come appari. Cioè, non è come appari, è come sei, no? E evidentemente stare con queste persone, il fatto che hai questo legame profondo da sempre con gli amici veri, con il compagno o la compagna, evidentemente c'è qualcosa che hai dentro che completa l'altro, o che piace molto all'altro, o che comunque è qualcosa che ti tiene fortemente legato. E non sono certamente i soldi, non è certamente l'apparire, e quindi addirittura no, è assurdo, è veramente assurdo, e basterebbe pensarci un secondo a questa cosa per capire quanto sia sciocco, no, fare ricorso a questi metodi, tralasciando che per me legalmente dovrebbero essere tolti completamente. Pier Bandit ci sarebbe già utile che si parificasse per legge il tasso di interesse delle carte revolving e quelle del Fido. Sì, sono d'accordo, sono completamente d'accordo. Allora, io ragazzi, come sempre, accendo Skype. Se volete installarvi Skype o mettere Skype su questo è il mio account, sì, sul telefonino, quello che volete, mi cercate con smettere di lavorare su Skype. Mi chiamate, io metto le cuffie, porca miseria, le cuffie. Ah no, ce le ho. Metto le cuffie, grazie mille Alex per l'iscrizione. Metto le cuffie e vi catapulto in live e facciamo una chiacchierata. Se qualcuno vuole intervenire sulle carte revolving, se le utilizza, se vuole parlare dei costi, se vuole parlare di qualsiasi cosa che riguardi questa tematica serale, mi chiamate direttamente su Skype e mi cercate con smettere di lavorare e io vi catapulto in live. Non abbiate paura, parliamo di quello che volete. Relativamente a questa tematica, naturalmente. E Alex dice: quello che è preoccupante è sempre questa necessità di apparire, di essere considerato dagli altri. È probabilmente il male numero uno della nostra società, no? Questa cosa qua. Allora, volevo mostrarvi che se, tanto per rendervi conto di quanto sono remunerative queste carte revolving, grazie mille Filippo per l'iscrizione, che se voi andate su Google e vi fate una certa ricerca tipo carte di credito revolving, noterete che, vedete questa cosa qua, noterete che questo primo risultato che c'è scritto annuncio è un risultato a pagamento. E ci sono ben una, due, tre, quattro risultati a pagamento che sono in testa, ma magari anche cercando carta revolving molto banalmente. Sì, no, con carta revolving no, va bene. E quindi vuol dire che ci sono, siccome questo sistema pubblicitario di Google, che si chiama AdSense, Google Ads più in generale, funziona ad asta, per accaparrarsi la prima lì, la prima fila con certe parole di ricerca, si sborsa parecchio. Quindi se io vado a cliccare poi su questo qua, ad esempio, la persona che ha messo questo annuncio pagherà 1 euro, 2 euro, 3 euro, quello che è molto elevato il costo. Ce ne sono ben 4, perché sui temi finanziari in generale il costo della pubblicità su Google è molto elevato. E quindi naturalmente significa che questa cosa, ne deriva che questa cosa è un business molto grande, molto importante. E guardate quanti risultati ci sono di ricerca. Cioè ci sono, se guardate qui, quello che risulta sono nomi molto, molto importanti. Vedete che sono nomi di grosse banche, Deutsche Bank stessa, ha ancora un annuncio a fine pagina, eccetera. Cioè, grandi American Express, grandi istituti finanziari, poi incominciano altro consumo, eccetera. Guardate, altro consumo molto interessante. Lo sto mostrando, sì, lo sto mostrando, che altro consumo molto interessante perché ha questo form, scusate, no, cosa ho fatto? Una stupidaggine, sì, ecco qua, ha questo form dove tu puoi inserire la carta, loro sono molto bravi, tu puoi inserire la carta revolving, quindi
quindi inserire il tuo TAN, il costo del tratto conto, l'importo rateizzato, tutto quanto, e ti calcola, la linea di credito ti calcola quanto veramente spendi. Quindi se avete il link ve lo incollo qua in chat, se avete una carta di questo tipo, oppure la banca vi propone una carta di questo tipo, nel prospettivo informativo che vi danno prima di accettare, perché è cosa buona e giusta leggere molto bene i contratti per intero, prima di accettare. A prescindere dal fatto che una carta revolving non bisognerebbe accettarla in nessun caso, potete però venire qui, andare su questo sito di Altro Consumo, che loro sono molto molto bravi, molto competenti, e andare a vedere che se la banca vi ha detto tranquille, è a tasso zero, in realtà poi vi dice esattamente quanto andate a spendere. Quindi qua dopo non ci sono più scuse, non avete più nessun dubbio. Quindi molto interessante, grazie mille Shigotamai per l'iscrizione. Quindi è molto interessante questa cosa, no? Che anche su Google le pubblicità e i primi risultati appartengono a grandi istituti che sono disposti a pagare molto per quel posizionamento, perché ovviamente è una forma di guadagno molto molto elevata. Se considerate appunto che ci sono più di 3 milioni di italiani che le hanno, significa davvero che è qualcosa di estremamente diffuso e estremamente remunerativo. Leggo un po' di commenti. Dottor Cobra, credo che l'approccio ad una giusta gestione dei soldi sia da accompagnare da chi ne sa, e chi non ne sa dovrebbe ascoltare costantemente persone che praticano uno stile di vita umile, semplice, se fossero davvero interessati a migliorare. Dire le cose come le dice qualche saccente, pretendendo di insegnare a chi addita di non aver studiato a scuola, non porta a nulla. Non si può pretendere di insegnare e cambiare in un batter d'occhio. Per creare il cambiamento bisogna vedere e agire sul lungo periodo e rimanere in costante ascolto. Sono perfettamente d'accordo. Purtroppo viviamo in un sistema che anche a livello scolastico non vuole assolutamente, no, che le persone, questo per me è un altro degli scandali più ovvi, più plateali che ci sono. Perché a scuola non si insegna l'economia domestica? Perché a scuola non si insegna un minimo di gestione delle proprie finanze? No? Perché no? Perché a scuola non si insegna a migliorare l'empatia, a migliorare il rapporto con gli altri, ad essere empatici nei confronti degli altri, quindi avere rapporti molto più sereni, molto più distesi, molto più reali, più veri, più schietti, sinceri? Perché non si insegnano queste due cose fondamentali che nella vita sono tutto. Nella vita sono tutto, sono più importanti del latino, del greco, forse della storia, anche sono più importanti. Imparare ad avere un rapporto con gli altri sereno, sincero, onesto, e imparare a scoprire se stessi, anche le proprie capacità, le proprie attitudini, trovare la forza, trovare, no, la propria strada, capire che si può fare tutto, no? Una sorta di percorso formativo, e poi l'economia, la finanza personale, insegnata semplice, la finanza personale, come si gestiscono i soldi, perché i soldi vanno gestiti in un certo modo, dove vanno messi, quanto costano le carte, ad esempio, quanto costa queste cose qua, no? Sono basilari. E mi domando come possiamo avere un sistema scolastico che è così indietro da questo punto di vista. Educazione economica, dice Fred, dovrebbe essere insegnata a scuola fin dalle elementari. Sono perfettamente d'accordo. Davide dice: ingannevoli come le pubblicità sulle automobili, tu a soli 99 euro al mese, ma poi te li trovi impelagato per 10 anni. Però nel frattempo puoi farti il ganzo nella piazza del tuo paesello. Esatto, puoi prendere la, puoi lucidare bene la macchinetta, e poi andare a fare il bulletto in giro e a mostrarti a tutti. A dei quali però di te, a loro non importa nulla. È vero, è vero, è vero. The Disturbed Priest, che nome. Le nuove, tra virgolette, dice, le nuove tecnologie ci stanno dando la libertà di non dover scegliere. Spot Team 2016 con Pif come testimonial. Cioè, vi rendete conto? La libertà di non dover scegliere. L'avevo vista quella pubblicità. Vediamo se la troviamo un attimo, scusate un attimo, Spot Team 2016, così dopo, quando lo ricarico sul tubo, questo mi
Abbiate pazienza, vi chiedo solo 10 secondi di pazienza che vado su YouTube a cercare Spot Team 2016, PIF, Fibra, no, 2016, se lo trovate me lo incollate in chat. Porca miseria. Lo troviamo? Riusciamo a trovarlo? Aspetta, cerco la frase. Ce lo guardiamo insieme. Ce lo guardiamo un secondo insieme. Se lo trovo, abbiate pazienza. Tutte le tecnologie del futuro. No, non riesco a trovarlo. Agoravox. Aspetta, eccolo qua. Forse l'ho trovato. Abbiate un attimo di pazienza ancora. Vediamo. Una galassia di contenuti TV on demand, è questa? Penso di sì. Penso di sì. Scusate un secondo che me l'ascolto anch'io. Vado a prendere al volo la cuffia. Abbiate pazienza un attimo. Ops. Ecco, già fatto. Qua. Vediamo se è questa. Ok, ci sono, mi sentite? Mi sentite? Vediamo se mi sentite. Sì. Vediamo se è questa. Scena con browser, questa qui, tracchete. Vediamo un attimo. Allora, vediamo se è questa qua. Scusate, devo Oggi, attivare la. grazie alle connessioni, possiamo entrare in un universo televisivo senza limiti. Oggi. Un secondo solo, che la metto a tutto schermo. Audio del desktop. Ok, se non si sente, tanto durerà un secondo. Se non si sente, ditemelo. Oggi, grazie alle connessioni, possiamo entrare in un universo televisivo senza limiti. Oggi c'è una TV che unisce tutte le TV. È la TV di Tim. Una galassia sconfinata fatta di film, calcio e intrattenimento di ogni tipo, che puoi vedere ovunque e quando vuoi. Le nuove tecnologie ci stanno dando la libertà di non dover scegliere. Non è fantastico? Con le nostre reti veloci la TV cambia. Chiama il 187 o vieni nei negozi Team. Quella volta che Pif mi ha chiamato perché voleva fare una trasmissione, voleva fare una puntata del testimone su di me, sulla semplicità volontaria, ho fatto molto bene a dirgli di no. Ho fatto veramente molto bene a dirgli di no. Mi ricordo che la mia casa editrice si è arrabbiata moltissimo. Mi hanno telefonato: come gli hai detto di no? Dovevi dirgli di sì, ti fa un sacco di pubblicità. E a me non me ne fregava niente di andare in televisione. Sapete che una delle mie linee di pensiero è quella di non andare mai in televisione, perché come fai tu a dar da mangiare con le tue storie, con la tua immagine, al peggio che c'è, cioè la televisione? Sarebbe l'incoerenza totale. Pazzesco, veramente incredibile. Ci stanno dando l'opportunità, cos'è che è? L'opportunità, la possibilità di non poter scegliere. Gesù santo, ragazzi. Sì, Davide, è un'ottima idea. A Davide dice: Francesco, la prossima puntata la puoi sviluppare sulle martellanti pubblicità delle autovetture. Potremmo fare una bella puntata, una bella serata martedì prossimo, magari se volete. E colleziono un po' delle pubblicità, no? Perché ha delle auto, ma anche altre in generale. E le analizziamo, magari 4-5, le analizziamo dal punto di vista del messaggio, di come ti fregano, di come ti raggirano, su quali leve fanno pressione per in qualche modo manipolarci. Potrebbe essere una puntata interessante, no? Leggo qualche commento. Ok, doctor, va bene, l'ho letto, ma lo stato. In dream, lo Stato non ha messo un limite al tasso di interesse? Sono in ritardo, forse avete già parlato di questo. Io non credo che lo Stato abbia messo un limite al tasso di interesse. Mi sembra di vedere una puntata di Black Mirror. Freddy dice: comunque ho eliminato la TV da molti anni e vivo bene lo stesso. Ma io sinceramente mi domando.
ancora certe televisioni come facciano a sopravvivere. Perché i dati dicono che circa l'85%, l'80% dei giovani non guarda più la televisione. Cioè la televisione è diventata un mezzo che utilizzano solo i boomer e quindi poi le persone dai 50 anni in su, 40-50 anni in su. Principalmente, quindi o ci sono veramente tantissimi vecchi in Italia, oppure non mi domando perché la televisione non, ancora non soccomba sotto i colpi di, a parte le pay TV come Netflix o così, che sono, cioè, danno un'offerta molto migliore e poi puoi scegliere e non ti guardi le pubblicità perché paghi ovviamente, ma poi soprattutto sotto i colpi di internet, voglio dire. Twitch, ad esempio, fanno più share certi personaggi di Twitch anche in Italia, certe persone su Twitch in Italia che certe televisioni in Italia, secondo me. Mi domando come non sia ancora definitivamente morta, veramente. Mirta Lunamei dice: Pif, mi piace, ma il tuo rifiuto è stato più che giusto, sei rimasto coerente con te stesso. Poi. Voglio dire, c'era anche il rischio di, tra virgolette, sputtanata, ecco, facile, perché sapete qual è il modo di fare di Pif, no? E quindi se io gli parlo e gli spiego del perché vado a raccattare questa poltrona rossa oggi pomeriggio gratis da uno che la buttava via per metterla qui in studio perché mi piaceva. Capite che mi prenderebbe in giro, no? Mi prenderebbe in giro perché c'è una filosofia sotto tutto questo, che è molto profonda e che però richiede molto tempo per essere spiegata e non è mai compatibile con i tempi televisivi e quindi il rischio sputtanamento, tra virgolette, sarebbe molto molto elevato e che renderebbe vana ogni cosa, anche la cosa buona che potrebbe essere quella di portare il nostro pensiero della semplicità volontaria in televisione, in generale, è assolutamente. È rischiosissima perché è molto complesso spiegare ciò che c'è sotto, quali sono i valori in poche parole nei tempi televisivi e quindi di fatto, nonostante io non ci vada perché non voglio alimentare un sistema che è solo sbagliato, che è quello della televisione, per me solo sbagliato e sarebbe anche impossibile trasmettere un qualsivoglia valore senza apparire un deficiente in televisione, quindi proprio non è il mezzo. E infatti poi tra l'altro, se seguite un po' il mondo di YouTube in generale, avete visto che c'è stato un momento in cui la TV in passato ha cercato di portare un po' di YouTuber che hanno sempre fatto delle figuracce incredibili in televisione, vi ricorderete sicuramente Ciccio Gamer con il Mago Forest o altre cose del genere. O le Iene che sono andate a tipo al Games Week o a vedere dei ragazzi, insomma, dove prendevano in giro i ragazzi che guadagnavano giocando ai videogiochi e lo facevano passare come una cosa assolutamente deplorevole e sbagliata. Quando se ci pensate, voglio dire, qual è la differenza tra guardare uno che gioca ai videogame e guardare una partita di calcio? Stai sempre guardando qualcun altro che gioca e il fatto che tu non accetti che ci siano dei ragazzi che stanno giocando ai videogiochi e altri ragazzi li guardino è perché sei un boomer che non capisci la nuova generazione ed è un tuo limite, no? Ma tralasciando questo, capite che tutto quello che è stato in passato di unione tra YouTube o tra il web in generale e la televisione è stato estremamente negativo per il web, quindi il web a un certo punto, gli YouTuber a un certo punto hanno smesso di andare in televisione perché hanno capito che era veramente un vantaggio solo per la TV e per loro non vale mai niente. Ok, mi sono un po' perso in discorsi che non c'entrano niente con le carte, ma va bene così. Ma certo, The Disturbed Price dice: in TV ti porterebbero al loro livello di idiozia battendoti con l'esperienza. Ma è esattamente quello che accade quando mettono a confronto in TV un medico, premio Nobel con l'ultimo non lo so, una casalinga, ecco. Voglio dire, non dovrebbero nemmeno interloquire queste due figure perché uno è un luminare, l'altro magari ha letto due cose su internet. E no.
Però la televisione appiattisce completamente il livello ed è terribile, esattamente come ha detto Daddy Starbed Price. Simone Zannin dice, anche Pasolini lo diceva, la TV ha il potere di ridicolizzare anche cose molto serie. È verissimo. Beh, Pasolini è sempre stato contro la televisione. Poi ci andava in televisione. Però bisogna dire che al tempo gli intellettuali come lui non è che avessero grandi possibilità. Avevano o scrivevano libri e i libri vendevano milioni di copie al tempo, o erano editorialisti sui giornali o andavano in TV. Adesso con il web tu puoi evitare anche di scrivere libri, di andare in TV, di andare sui giornali e poi comunque puoi avere una copertura mediatica fortissima. Anzi, secondo me oggi, ma ci ha fatto un articolo anche sul blog di questa cosa, secondo me oggi una persona che non ha un numero molto alto di follower sul web non può nemmeno chiamarsi intellettuale, secondo me. Perché ricordatevi che la prerogativa di un intellettuale, ciò che rende una persona un intellettuale è grazie mille il Carrozza per l'iscrizione, la ricerca della verità, sempre e comunque, trasversalmente la politica, trasversalmente tutte le sue convinzioni, uno, ma due, importantissimo, la possibilità di diffondere molto e su larga scala le idee e le verità che ricerca. Se uno di questi due fattori vengono meno, non puoi definirti un intellettuale. Quindi, se non sei sul web con 1 milione di iscritti, grazie mille TT per l'iscrizione, secondo me oggi non puoi neanche definirti un intellettuale, perché vieni annichilito. Io ho visto, c'è il solito esempio, non mi ricordo chi fosse, che aveva distrutto non mi ricordo, in una comparsata televisiva, aveva distrutto un politico. E questo con un tweet, Salvini, e questo con un tweet poi l'aveva annichilito, raggiungendo centinaia di migliaia di persone con delle falsità, tra l'altro. Quindi vedete che potere ha internet, e quindi come intellettuale non hai potere se non sei sul web oggi. DJ Frank, la maggior parte delle persone non capirebbe francese, non parlo mai ai miei amici del tuo canale perché sono totalmente succubi del sistema e quindi mi prenderebbero per il culo. Ma guarda, credo che è molto facile essere presi in giro da questa. Ma io vivo la stessa situazione, sai, quindi non sei solo in questo. Esatto, Myrtle Lunamei, l'urso che invitava gli youtuber nel suo programma, ridicolizzandoli. Francesco, ti dicevo prima, dice David, ti dicevo prima come queste finanziarie ti bombardano con lettere d'amore dove ti incitano ad attivare le loro maledette carte. Mamma mia. Alzo un po' la voce, ragazzi. Me lo dite sempre che ho la voce bassa, ma ho il microfono al massimo. Cioè, veramente più di così, cioè dovrei urlare. Crudelia, grazie mille per l'iscrizione. Colgo l'occasione per ricordarvi che se avete Amazon Prime, gratis vi potete abbonare. Qua sotto spiego come si fa. Oltre a iscrivervi, ovviamente potete anche abbonarvi. Comunque ringrazio tutti quelli che si sono abbonati oggi. Va bene, ragazzi, quindi il messaggio di oggi è che le carte revolving non devono assolutamente essere usate, non devono assolutamente essere attivate. Per chi è arrivato tardi, rileggo questa frase bellissima che ho trovato su internet, che diceva: se proprio vuoi spararti un colpo in testa e sei indeciso su quale pistola usare, allora ecco per te una lista comparativa con le migliori carte revolving. Questo secondo me è meravigliosa e dice tutto quello che c'è da dire sulle carte. Sì, cioè la cosa peggiore, diciamo, è che ci sono questi venditori che di solito sono i promotori finanziari, che si distinguono molto bene da quelli che invece sono i consulenti finanziari, ok? I consulenti finanziari fanno il vostro interesse, i promotori finanziari fanno il loro interesse cercando di vendervi i prodotti finanziari su cui loro hanno i maggiori guadagni. Quelli che lavorano per le banche sono i promotori finanziari, vanno evitati come la peste, in generale parliamo di venditori avvoltoi che ti spiegano la cosa come se fosse l'affare della vita.
vita, cioè avere a disposizione sempre un salvadanaio che si riempie mano a mano che tu ripaghi la rata mensile, ma non ti dicono poi che alla fine stai pagando tutto quello che ti stai comprando, lo stai pagando il doppio solo per averlo subito, solo perché non riesci a smettere. Lasciamo perdere i casi in cui una persona ha veramente bisogno di soldi, ma in generale vengono usati solo perché non riesci ad uscire da questo circolo assurdo di voler apparire, di voler avere tutto quello che ti manca e che gli altri hanno, che poi quando lo hai ti rendi conto che non sei più felice di prima, ecco. Esatto, dottor Cobra, promotori tipo come quelli delle assicurazioni che vengono a casa a proporti le fregature, o anche per telefono, anche quando ti telefonano e ti dicono salve, sono X dalla Romania e ti voglio proporre un affare di investimento, certo, In generale se tu sei venuto da me, io gli rispondo sempre così, in generale se tu sei venuto da me è perché sei tu che hai qualcosa da guadagnarci, perché se no io, perché non sono venuto da te? No, sicuramente è un vantaggio per te e non per me se tu sei venuto da me. E stasera Marco Belli, l'argomento era la truffa non delle carte di credito, ma delle carte di credito revolving in particolare. Sì, non lo so, delle carte di credito. Va bene ragazzi, dai, un'oretta insieme siamo stati anche questa sera e allora vi chiedo gentilmente se avete argomenti come quello che ha proposto prima. L'amico David, mi pare, scrivetemi pure sotto nei commenti su YouTube, mi mandate una mail a smetteredilavorare@gmail.com se volete parlare di qualcosa in particolare, ecco, che riguarda sempre il nostro mondo, la semplicità volontaria, il denaro, i soldi, gli investimenti, il cambiamento, la crescita personale, il rapporto con gli altri che fanno parte della sfera della semplicità volontaria, ecco. Se volete che tratto qualcosa di particolare, mi avete suggerito le carte di credito revolving, vi ho spiegato in quattro parole perché poi non c'era moltissimo da dire, che sono davvero una cosa da evitare completamente, come la peste, e quindi iscrivetemi, prendo appunti. E ho già un paio di cose che mi avete scritto anche la settimana scorsa, molto interessante quell'idea di fare una carrellata di pubblicità per analizzarle, quindi vi ringrazio molto per il suggerimento. E bene così. Ok, stavo leggendo qualche commento. Mirta Luna May dice: promotore finanziario è la persona che viene a casa vostra inviato da un intermediario finanziario, sì, ma pure banca, per vendervi prodotti finanziari. In sostanza, il promotore è un venditore, di fatto, certo. Volevo leggere questa cosa di Marco Belli, non l'ho capita, aspetta. È stato fatto uno studio all'Università Mellon di New York che il dolore al centro del cervello con il contante non viene, il dolore, non viene stimolato. Ad esempio, se io pago, che so, un paio di cuffie, 10 euro, io ti do 10 euro e tu mi dai l'oggetto. Il cervello registra che ho perso i 10 euro. Mentre se uso la carta, la plastica per intenderci, io pago con la carta, tu mi dai l'oggetto e mi dai indietro la carta. Ho capito, il cervello non registra che ho perso qualcosa. Certo, perché hai pagato con la carta e quindi perché l'hai riavuta indietro quella carta e quindi è come se non avessi pagato niente. Ed è il grande successo, no, delle carte, perché se ci pensate, tra l'altro, obiettivamente, quale bisogno abbiamo di utilizzare delle carte di credito? Se noi vivessimo con il giusto rapporto che dovremmo avere con il denaro, lo utilizzeremo veramente pochissime volte in una giornata. E ve lo dico io che sono stato un mese in giro per il Trentino e l'Alto Adige e non ho speso quasi niente tutti i giorni. Non metteremo mano al portafoglio praticamente mai nell'arco di una giornata se non fossimo continuamente stimolati a farlo. Io divento matto quando il governo, facendo passare l'idea che il contante sia sinonimo di evasione fiscale, quando non lo è, il contante è un diritto costituzionale,
cercano di imporre l'utilizzo della carta di credito dappertutto, quando tra l'altro poi sappiamo che sulle molte spese delle carte, attraverso le carte di credito, ci sono delle commissioni che sono le paghi te, le paga magari il commerciante, no? Eccetera. E fanno passare, cercano, martellano con questa idea che il contante sia sinonimo di evasione fiscale e che porti all'evasione fiscale per incentivare le persone ad utilizzare le carte di credito per soli due motivi. Uno è quello che ha detto Marco Belli, che ha detto in questo modo non ti rendi conto di aver speso e quindi spendi molto di più, e quindi sei molto più povero. E il sistema, lo Stato ha bisogno di persone povere, perché ha bisogno che i soldi siano dello Stato, non della gente. Ok? Questa prima cosa. E la seconda cosa è che in questo modo tu paghi delle commissioni. Gli esercenti pagano delle commissioni e vigliacca terra se hanno detto sì, facciamo un sistema completamente di denaro digitale con carte di credito, ma eliminiamo completamente le commissioni. Non hanno detto questa cosa, hanno parlato forse di una riduzione o addirittura di una lotteria con gli scontrini che chi paga con le carte in qualche modo poi riavrà indietro qualcosa, come una sorta di ennesimo gioco d'azzardo di Stato. Questa cosa è terribile e è vergognoso che facciano passare l'uso del contante come sinonimo di evasione fiscale, perché l'evasione fiscale è una cosa tremenda, eccetera, quando si potrebbe risolvere facilissimamente. E invece sotto sotto fanno passare appunto il messaggio e cercano di introdurre solo la moneta virtuale, cioè il pagare con le carte, eccetera, per spingere le persone a spendere di più, perché il sistema consumistico è quello che funziona, è quello che va di pari passo con la nostra economia, e dove la gente deve essere sempre più povera, deve vivere nella scarsità. Cioè, è veramente una, grazie Nick per l'iscrizione, è una vergogna che abbiamo dei politici, tutti quanti, non se ne salva uno solo, che incentivano questi meccanismi. È veramente uno schifo. Marco Belli, mediamente si stima che si spende dal 10 al 15% anche con Bancomat. Le carte di credito, oltre a quelle revolving, dovrebbero essere vietate soprattutto a chi ha poco denaro, perché altrimenti ci si fa prendere dall'emotività e non ci si controlla. È vero, è verissimo, è verissimo. Cioè, ti senti anche quando paghi con la carta, ti senti anche più figo, no? Perché tu fai una strisciata e in televisione ti fanno vedere che ci sono questi signori e queste signore eleganti che vanno a comprare una cosa e strisciano e si portano via i vestiti, no? Ed è quindi anche un gesto simbolico. Se tu hai la carta e la usi, grazie mille dell'Atnok per l'iscrizione, la usi, sei, fai parte di quell'elite lì, no? Sei ricco, sei un vincente, sei uno figo, uno è, e quindi tu ti senti anche così quando la usi, no? Invece il poveraccio che ha tutti i contanti stropicciati li dà così, invece è un pezzente. Non bisogna essere così, non bisogna avere il contante, evasore fiscale che usi il contante. Eppure queste cose funzionano perfettamente, no? Come spiegava, è una questione di cervello, di come funziona il nostro cervello, ma è vergognoso che ci siano persone a livello di Stato, addirittura a livello di questo grande ente che poi siamo noi, che in qualche modo ci deve tutelare, che per Costituzione dovrebbe tutelarci, che studiano queste tecniche per spillare soldi alla gente, quando dovrebbero invece tutelare la gente, cioè il contrario esatto. Questa cosa qua è per me è incredibile, ed è incredibile che la maggior parte delle persone non si accorgano di queste cose e ne rimangano vittime. Tra l'altro, dice Fran Carr, ora ci stanno abituando a pagare con lo smartphone. Ancora peggio, perché lo smartphone adesso lo abbiamo in mano di più del nostro portafoglio. La malizia è nelle orecchie di chi ascolta. No? E quindi non bisogna nemmeno più portarsi dietro il portafoglio con dentro la carta di credito. Tu paghi con lo smartphone, che ce l'hai sempre in mano, e quindi paghi con quello e sei ancora più incentivato. Infatti in Cina sapete che tutti pagano con lo smartphone, a Singapore, eccetera. E quindi ancora peggio, ancora peggio, ancora più vergognosa questa cosa, no?
più incentivante dal punto di vista del consumismo, eccetera. Sì, useremo Bitcoin, dice Crax00, digitale, ma ha la proprietà come il contante. Infatti, adesso non è ancora maturo Bitcoin, purtroppo, perché non c'è ancora, sono ancora abbastanza volumi, perché sia stabile come sorta, come moneta, però la proprietà ti rimane, perché tu puoi. Li hai, li puoi tenere su un wallet, oppure li puoi tenere sul wallet fisico e tenerteli in casa. E quindi sarebbe una bella rivoluzione quella. Fred, tu che usi un semplice Nokia, sei una mosca bianca però, no? Allora, Indie Dream prima chiedevo: non c'è un limite di tassi di interesse e poi è usura? Su questa cosa non ti so rispondere, però credo che le banche possano fare. Vediamo un attimo se trovo qualche informazione. Così al volo non trovo niente di interessante. Grazie mille Joe per l'iscrizione. Vi ricordo che se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente. Qui sotto vi spiego come si fa. Non spendete niente, però aiutate il canale a crescere. Francesco Jessica dice: con lo smartphone si può prendere anche il caffè alle macchinette. Grazie mille Gian Temachi per l'iscrizione. Questo non lo sapevo Jessica, grazie mille. Sì, Dr. Cobra, il Bitcoin dice: il Bitcoin non essendo stabile non dovrebbe essere più problematico. Attualmente lo è. Attualmente il Bitcoin non è pronto per essere una vera moneta. Cioè, i volumi dovrebbero crescere molto per dare stabilità e quindi non fare in modo che un caffè oggi lo paghi 0,000 Bitcoin e fra 2 mesi lo paghi un Bitcoin o viceversa. Quindi paghi le cose tantissimo anche da un giorno all'altro perché sapete, i prezzi dei Bitcoin oscillano in maniera molto marcata anche da un'ora all'altra anche. Esatto, MBB67 dice: il passo successivo, già in essere per alcune cose, è che puoi dedurre le spese sanitarie solo se pagate elettronicamente. Questo è il primo passo per obbligarti ad usare i pagamenti elettronici. È una vergogna. Cioè, non posso veramente credere che al governo non sappiano che non è questo quello che risolve il problema dell'evasione fiscale in Italia. Non è assolutamente questo. Cioè, lo fanno passare come un deterrente all'evasione fiscale, ma non lo è. Non lo è neanche un po'. E se parlate con degli economisti, tutti quanti sono d'accordo su questa cosa. Ed è una vergogna, e siccome non posso credere che loro non sappiano questa cosa qua, è una vergogna che deliberatamente incentivino l'utilizzo di strumenti che rendono più povere le persone, quando lo Stato dovrebbe fare il contrario. Va bene ragazzi, vedo che chiacchierate tra di voi, quindi io direi che va bene, dai, abbiamo fatto una bella chiacchierata, 1 ora e un quarto, ci siamo divertiti, abbiamo parlato di un tema importante, tematiche che spero servono dare consapevolezza. Sapete che le live le ricarico su YouTube poi più avanti, fra un po' di giorni. Su Twitch ci rivediamo martedì prossimo con un'altra live e nel frattempo godetevi le puntate dell'Estate Povera che escono un giorno sì, un giorno no, quindi in uscita una oggi, domani che è venerdì non ci sarà, sabato mattina alle 6 ce n'è un'altra, lunedì mattina ce n'è un'altra, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo avanti con le puntate e vedrete tutti i bei posti dove sono stato e anche tutte le disavventure che ho avuto. Questo è quanto, vi ringrazio tantissimo a tutti quanti per supportare il canale e quindi buonanotte,
e buon fine, buon venerdì domani e chiusura della settimana. Scrivetemi su smetteredilavorare@gmail.com se volete che parli di un particolare argomento. Un abbraccio grande a tutti e grazie mille.